Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Ampipharma. A cosa serve? Ampipharma ha un medicinale veterinario a base del principio attivo ampicillina sodica, appartenente alla categoria degli antibatterici penicillinici e nello specifico penicilline ad ampio spettro. È commercializzato in Italia dall'azienda Chemipharma SPA. Ampipharma può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Chemipharma SPA. Concessionario: Chemipharma SPA. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: ampicillina sodica. Gruppo terapeutico: antibatterici penicillinici. Forma farmaceutica: polveri orali. Confezioni: Ampipharma barattolo 1200g. Principio attivo: ogni g contiene ampicillina, sotto forma di sale sodico, MG750. Indicazioni: infezioni batteriche sostenute da microorganismi gram positivi e gram negativi sensibili all'ampicillina. Nei broilers: infezioni sostenute da Escherichia coli, salmonellosi, soprattutto pullurosi e tifosi, enterite necrotica e dermatite gangrenosa da Clostridium spp. Pasteurellosi, stafilococcosi primaria e secondaria, coryza infettiva, infezioni batteriche secondarie a malattie virali e parassitarie. Nei suini: colibacillosi, salmonellosi, stafilococcosi e streptococcosi, mal rosso e sindrome MAM, infezioni dell'apparato respiratorio, infezioni dell'apparato gastroenterico. Controindicazioni: non usare in casi di ipersensibilità alle penicilline o ad uno degli eccipienti. Non somministrare a conigli o a piccoli roditori. Posologia: somministrare per via orale, disciolto nell'acqua di bevanda. Broilers: infezioni dell'apparato intestinale. Somministrare 3,3 g di Ampipharma / 100 kg PBDE, pari a 2,5 g di ampicillina / 100 kg PBDE, per 3 a 5 giorni, corrispondenti a circa 10 a 20 g di prodotto / 100 litri di acqua. In tutte le altre infezioni: somministrare 5,3 g di Ampipharma / 100 kg PBDE, pari a 4,0 g di ampicillina / 100 kg PBDE, per 3 a 5 giorni, corrispondenti a circa 30 a 40 g di prodotto / 100 litri di acqua. Suini: somministrare 1,3 a 2,6 g di Ampipharma / 100 kg PV ogni 12 ore, pari a 10 a 20 mg di ampicillina / kg PV, per 3 a 5 giorni. Miscelare accuratamente nell'acqua da bere. Avvertenze: non somministrare a soggetti sensibili alle penicilline. L'assunzione del medicinale da parte degli animali può essere alterata a seguito della malattia. Per i soggetti che presentano un'assunzione ridotta di acqua, eseguire il trattamento per via parenterale, utilizzando un idoneo prodotto iniettabile. L'utilizzo ripetuto o protratto va evitato, migliorando le prassi di gestione e mediante pulizia e disinfezione. L'utilizzo del prodotto nel pollame deve essere conforme al regolamento CE 1177-2006 della Commissione e alle normative nazionali di recepimento. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali. L'utilizzo del prodotto dovrebbe essere basato su test di sensibilità nei confronti dei batteri isolati dagli animali. Se ciò non fosse possibile, la terapia dovrebbe essere basata su informazioni epidemiologiche locali, regionali, aziendali, circa la sensibilità dei batteri target. L'uso improprio del prodotto potrebbe incrementare la prevalenza ai germi resistenti all'ampicillina e ridurre l'efficacia dei trattamenti con altri antibiotici del gruppo delle penicilline a causa della possibile comparsa di resistenza crociata. Tempi di sospensione: carne e visceri. Suino: 9 giorni. Broiler: 4 giorni. Uso non autorizzato in uccelli che producono uova per consumo umano. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.